Ciao ragazzi, rasatura importante perché abbiamo una barbetta di 4 giorni, se non 5, e c'è anche della barba bianca. Quindi oggi ho deciso di utilizzare R41, però nel frattempo vado a idratare il viso e a mettere il furbo, così vediamo i prodotti. Ragazzi, un sapone che non si può sentire. È troppo, troppo, troppo forte. Adesso lo faccio vedere, il sapone, così mettiamo il furbo, nel frattempo che il pre-barba fa il suo effetto, andiamo a vedere cosa utilizziamo. Questo l'abbiamo già visto. Che barbazza! Da domani si torna a lavorare, sono stato un po' fermo, quindi sono riuscito a farla crescere un po'. Ok, ci siamo. Allora, come vi dicevo, come saponcino utilizziamo Equinox, non è un tallowato se non sbaglio. Dorme in piedi, ragazzi, è un tallowato. Scusatemi, lo ripeterò per tutta la Adesso durata del video, che amollo, non è un adesso tallowato, ma è andiamo un a togliere tallowato. l'acqua di vegetazione, così facciamo un bel prelievo con il Wilkinson in tasso. Facciamo scendere l'acquetta. Sop si fa vedere in questa maniera. Ecco, allora io direi di armare il rasoio R41, eccolo qua, con Gillette Naked Stainless. Le proviamo, è la prima volta che lo utilizzo. Quindi, andiamo a aprire il rasoio, andiamo a vedere queste lamettine, come sono. La scatola è molto bella comunque. Adesso tengo tutte le scatole, anche quelle vuote. Ok, questa è la lametta. L'armiamo. Qua mi cade tutto, ragazzi, oggi mi devo far male, lo so. R41 già lo conosciamo quasi tutti. Quindi, strizziamo. Vedete che sono in tasso. Strizziamo per bene, andiamo a fare il prelievo. Ok, questa è la seconda volta che lo utilizzo e credo di non utilizzarlo più. Qua gira, però siccome il contenitore è plastica morbida, riusciamo a tenerlo un pochettino in questa maniera. Riuscivo a tenerlo. L'acqua va sotto anche, sarebbe da girarlo. Profumazione, ragazzi, avete presente quelle caramelle nauseanti? Uguale. Non si capisce se puzza di piedi, caramelle. Adesso vi faccio vedere l'inci, le note. Vabbè che ve l'ho già fatto vedere. Adesso faccio vedere anche l'inci. Bagniamo le piunte, facciamo un bel prelievo, poco poco. Chiudo. Pennello è piccolino, quindi facciamo un bel prelievo. Penso che possa bastare. Ancora un pochettino, bagniamo ancora un po' le punte. Non ho avuto modo di fare ricerche su questo sapone perché non l'ho trovato. Mi è stato inviato, però l'ho comprato. Ok, ragazzi, questo può bastare. Ecco qua. Allora, nel frattempo, gli ingredienti e tutto quello che riguarda
sapone, come sempre mettete in pausa. Se siete interessati, non ho letto il Tallow, quindi... vi metto comunque le foto, le vedete all'inizio. Ok. Ed è un po' che non utilizzavo questo tasso. È da stamattina che è a bagno. Ma questo qua c'ha sempre quel problema che ti punge un po', ma non lo utilizzo spesso. Barbetta lunga, quindi giochiamo un po' sul viso. Ragazzi, il video delle lamette alla fine, anche lì è un mondo tutto a sé. Il blog l'abbiamo fatto, qualcosina l'abbiamo capito, diciamo che le stainless le dobbiamo utilizzare su barbe un po' più lunghe. Le ricoperte vanno bene su barba di un paio di giorni. Quindi oggi proverò una stainless su barba di 4-5 giorni. Abbiamo ancora un sop da provare e poi torniamo un attimo un po' ai campioncini, se no quando li proviamo? Io quelli che ho provato di campioncini li ho provati insieme a voi, io il resto non ho toccato ancora nulla. Con un po' d'acquetta. Oggi fa caldo, vorrei aprire la finestra ma non si può, stanno tagliando l'erba, gli alberi, c'è troppo casino. Ho deciso di utilizzare anche questo pennello, oltre che non lo uso mai, per la barba lunga, per smuovere bene il pelo. Ok, credo possa bastare, possiamo andare a usare il nostro killer professionista però. Che poi subito quando apri il barattolo con la profumazione, una volta che te lo monti in viso diventa più leggero, però non è cosa, è troppo, cioè, quella profumazione è troppo forte, troppo dolce. Da quant'è che non mi radevo una barba così lunga?
Come vedete me la prendo con calma oggi, e questa sbarbata è da godere. Una rasatura così me la farò una volta ogni 6 mesi. Non si smentisce mai, ragazzi, non si smentisce mai. O sembra strano a me, perché comunque, avendo sempre la barba di 2 giorni, ogni tanto quando è un po' più lunga è di 3, è una putenza. Mi sto rilassando, ragazzi, oggi. Oggi poche parole. Basta, se no mi sgridano. Andiamo alla seconda passata, ragazzi, perfetto. Guardate che roba. In prima passata 5 giorni, non so, qualcosa anche in più. L'ultimo video che abbiamo fatto, ho fatto la rasatura, non quello della mette, quello prima. Adesso andiamo a vedere, così ve lo dico subito quanti giorni mi dà, così andiamo di preciso. Aspettate, ho le mani bagnate, vediamo se riusciamo a sbloccarlo. Allora, l'ultima rasatura l'abbiamo fatta, eccoci qua, 7 giorni fa, ragazzi, barba di 7 giorni, pensavo meno. No, forse 6 giorni, non me, forse 6, perché poi il giorno dopo mi sono fatto di nuovo la barba, forse 6 giorni, non capiamo più niente. Ok, continuiamo.
po' di acquetta, poca poca. Voglio recuperare ancora un po' di saponcino, perché questa rasatura me la voglio godere. Saponcino. Ok. Poi alla fine, subito, quando apri sto barattolo che dici, mia, come faccio a farmi la barba con questo sapone? In realtà poi non è male. Anche ottimo, guardate che bella, sembra quasi un tallovato. No? Un po' di acquetta. Ok, voglio fare le classiche tre passate. Adesso facciamo un obliquo. Sapete, l'obliquo non lo faccio sotto il collo. Sotto il collo vado sempre dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso, indifferente. Perché se faccio l'obliquo sotto il collo, qua mi spacco tutto. Sono esterrefatto. Spettacolo. Ah, non ho scelto l'after perché non sapevo cosa abbinarci, quindi dopo lo scegliamo. Dopo vi lascio in stand by, infilo le mani nel cassetto e tiro su qualcosa. Vediamo cosa tiro su. Boh,
Ragazzi, se vi dico che non ci andrebbe neanche la terza passata, che ne dico? Però gliela facciamo lo stesso. Gliela facciamo lo stesso? Tanto a me che ce frega. Abbiamo ancora un po' di sapone. Ok, ci do solo un colpo d'acqua, perché è l'ultima passata. Cerchiamo di non farci del male proprio adesso. Ok, andiamo con l'ultima. Ok, adesso andiamo a scegliere insieme. Vi faccio vedere la scelta del prodotto. Questa telecamera rimarrà qua. Utilizzerò il telefono per fare il video della scelta. Quindi, cosa farò? Prenderò il telefonino, uscirò dal bagno, taglierò questo pezzo che esco, così vedete il prodotto. E lo scegliamo insieme. Vado, mi sa che mi devo chiudere io, no? Bravo. Arrivo, accendo anche la luce. Una passata. Guarda, voglio di qualcosa di fresco, quindi prenderò, mi sa, però raso verde, adesso vediamo. Perfetto ragazzi, perfetto! Ce n'è più peli. Ok, sto cercando il BBS, aspettate.
Oggi lo vado proprio a cercare io. Perfetto raga, perfetto, perfetto. Sciacquiamoci, acqua fredda. Perfetto. Questo è il reparto, però c'è anche il cassetto con la roba, vedete qua, c'è anche sotto, però ho detto che scelgo, ma si va, visto che prendiamo il proraso, dai, ok. C'è un casino, c'è anche il cassetto qua, c'è un casino, Ok. Ok. Ciao. Allora, siamo asciugati bene, questa è la rasatura. Questo è il brufolo proprio che mi è uscito stamattina. Quindi, proraso verde. Oggi giornata calda. Madonna, da quant'è che non l'utilizzavo? Fatto il nuovo ancora. Voi ci credete che dopo 9 mesi ancora non ho finito nulla, né saponi né after, niente, guardate sto proraso, è pieno. Quindi l'unico modo per finirli più in fretta è abbondare. Ok, ci siamo ragazzi. Rasatura ottima. Allora, io direi di riepilogare. Equinox. Non so da dove arriva. Comunque, avete capito cosa abbiamo all'interno. Sciacquo solo un attimo sapone. Troviamo arancia, vaniglia, tabacco, lavanda e altre cose. Abbiamo utilizzato R41. Sciacquiamo bene. Ok. Come pennellino, adesso ve lo faccio vedere, aspettate un secondo, siamo in compagnia, lo sciacquo così ve lo faccio vedere meglio. Sciacquiamo bene. Ok. Eccolo qua, il Wilkinson in tasso, che bello, 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 puzza ancora un pochettino, è un misto tra puzza di piedi di sto coso e puzza del maiale, del tasso. Abbiamo utilizzato il furbo come prebarba, le lamette Gillette Naked, eccole qua. Niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, vediamo se utilizzerò un campioncino, magari, che ne ho ancora una ventina da provare, magari li proviamo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.